Per te è un buon momento, due gol nelle ultime quattro partite, in mezzo a un paio di assist. Di te si è sempre detto, grande talento ma manca la continuità. Infatti è quello che sto cercando di fare allora, negli ultimi mesi, soprattutto perché all'inizio non è che è stata una buona mezza stagione, però niente, come ti ho detto ora, sto provando di dare continuità al grande lavoro che sto facendo io e soprattutto anche la squadra. Monza, possiamo dirlo già salvo, dove trova la voglia di tirare fuori partite come quella contro il Genoa, come quella contro il Milan? Perché sono un Monza che sta facendo un gran campionato anche già dall'anno scorso e poi a noi giocatori ci piace anche sempre le grandi partite, anche quando c'è un po' di pressione e niente, stiamo facendo un gran lavoro e dobbiamo dare continuità anche in quelle prestazioni e nei risultati che stiamo facendo. Da dove nasce il gol contro Genoa? E nasce da tanti anni in realtà, perché già da piccolino provavo sempre la rovesciata e avevo già fatto un paio di gol così e niente, è venuta proprio bene bene, l'ho rivista almeno 50 volte. Ce ne ricordiamo anche uno in Under 21, proprio contro l'Italia all'Europeo, da una nazionale all'altra. Questo Monza può portarti in nazionale maggiore? Allora io ci lavoro e spero che venerdì c'è la convocazione del Portogallo, spero di esserci dentro, sono già preconvocato perché già sono orgoglioso di esserci in mezzo a quelli tanti giocatori che ci sono portoghesi. E so che la concorrenza è tanta, ma a me piace anche la concorrenza e ora vediamo, io aspetto venerdì in calma, e anche se nel caso anticipo già che se non ci sono lavorerò come ho fatto questi ultimi anni. Dani, a proposito d'Europa, l'Europa è un sogno per il Monza. Io penso che il Monza abbiamo fatto già l'anno scorso un grande lavoro e ci siamo stati vicini, sappiamo che noi abbiamo altri obiettivi, primi obiettivi e l'Europa secondo me possiamo pensarci dopo essere 100% salvati. Qual è, Dani, il consiglio che ti dà Palladino in allenamento per crescere e fare sempre meglio? Essere Dani Mota, perché lui mi dice sempre: tu, secondo me, hai un grande talento, tu non sai nemmeno quanto sei forte. Quella è la frase sua in realtà. E io cerco di dare il meglio ogni allenamento, ogni partita, e penso che gli ultimi mesi mister è strafelice con me. Dani, a livello personale, ti senti pronto per un grande salto, magari una grande squadra l'anno prossimo? Io penso che sono sempre pronto perché dobbiamo essere pronti in realtà. Però in questo momento sono a Monza e penso solo al Monza, quindi poi si vedrà che succede. L'ultima battuta, Galliani di gol come quello che hai fatto tu ne ha visti tanti, però ha usato parole speciali per sottolineare il tuo gesto tecnico. Lo so, guarda, mi ha mandato almeno 30 messaggi dicendo che tutta la sua carriera non aveva mai visto un gol così bello, venuto da Galliani è sempre qualcosa di speciale, no? Comunque per tutto quello che ha fatto, anche soprattutto al Milan, e per tutti i giocatori che sono anche passati da lì, e dire una frase del genere comunque è emozionante. Dani, il gol di sabato te l'ha ispirato Cristiano Ronaldo e farina nel tuo sacco? No, mi sono ispirato di Dani Mota, guarda, perché io comunque ce l'ho quello. Quel gesto lì, però sicuramente anche di Cristiano perché è il mio idolo. Ok, grazie. 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 Grazie.